Ciao amici di Twitch, come state? Tutto bene? Tutto bene. Io ho provato stasera a mettere la webcam più grande, vediamo se vi piace l'idea. Allora, amici miei, amiche mie. Ok. Condividiamo la live. Ciao amici, amiche. Amici miei, amiche mie. Ciao Loki! Loki, ti piace la webcam più grande? Sì? Oh, figata, 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 amico. Allora, c'erano i comandi. Oh, bello, grande. Perché mi dicono sempre che vedono troppo in piccolo. È vero che c'è tanta roba, insomma, da vedere nel video, da correre, però così è un po' più. Diciamo che non c'è una mezza misura. Da così passa grosso, grosso. Sto streamando ancora da play. Sto vedendo gli ultimi settaggi e come si dice, gli ultimi settaggi da fare con OBS, allora. Dov'è il punto esclamativo? Riesci a mettere grandissimo il punto? Dai, dai, manca poco, non vedo l'ora. Il punto esclamativo mitico. Sai che non trovo sul mio telefono il punto esclamativo? Dov'è il punto esclamativo? Incredibile. Non ce l'ho. Ah, grandissimo! Ok, scrive solo Twitch perché avevo messo. Tanto siamo noi due. Avevo messo casella di tutti i widget. Ok. Ciao Stream Elements, ti sono appunto adesso. Sono qui da te, da Stream Elements. Non mi ricordo più dove si mettevano le cose dei robot, del robot. Miniature. Ragazzi, l'ho fatto oggi pomeriggio e non mi ricordo assolutamente dove si mettono le cose dei bot. È una cosa incredibile, direi. Ah, ecco qua, chatbot. Ora, comandi della chat. Ok. Allora. Ciao amici e amiche di YouTube. Come state? Ma come di YouTube, scusate, di Twitch? Il mio canale. Perché non fanno una cosa tipo copia il link del tuo canale veloce? No, bisogna fare tutte le volte cose strane. Informazioni. Oh, eccolo qua. Comunque, per la livrea Subaru vorrei una che comunque è la livrea, perché chi vuole fare il drift nel tuo team, non ho capito tutto. Copia.
stream. No. Allora, aspetta un secondino, che devo andare a vedere che cosa è scritto. Ctrl C, Ctrl V. Ok, salva. Perfetto. Ascolta, amico mio, mi puoi... Adesso vado a vedere che cosa hai scritto, Allora, perché... Comunque, la livrea per chi vuole fare il drift nel tuo team... Allora, comunque, per la livrea sulla Subaru... Vorrei una che comunque è la livrea per chi vuole fare il drift nel tuo team. Certo, certo, certo. È tua particolare, ma poi ci sarà scritto... o Marco Drums Team Drift Racing, che sei tu il più importante del team Drift Racing. Da dare importanza al team di Marco Drums, ma anche a te, che sei proprio il più bravo che fa drift. Perché se ci vado io a far drift, ragazzi, facciamo ridere i polli. Puoi scrivermi per cortesia ai mitico? Ecco, faccio schifo a spiegare. No, ma ha capito tutto, amico mio. Ci siamo capiti noi due. Bisogna solo aspettare. Purtroppo se la facevo io era una cosa magari anche più veloce. Lo deve fare il mitico amico. Twitch? No, perché me lo mette attaccato? Io non l'ho messo attaccato. Vedi che mi mette YouTube tutto attaccato. Aspetta, Allora ragazzi, adesso andiamo a correre. Intanto allora facciamo così. Però se io lascio lo spazio, non capisco. Se io lascio lo spazio, perché lui fa questa stupidata? Allora, me lo puoi riscrivere per cortesia? Loki? Scusa se ti faccio da beta tester, ma almeno vediamo se le cose le fa giuste oppure no. Puoi scrivere ancora ai mitico? No, vedi che me lo attacca. Perché me lo attacca? Forse c'è un comando di tipo vai giù? Cosa dici tu? Sì, effettivamente lo attacca. Allora, facciamo così. E poi faccio un altro comando, ok? Ok. Allora, puoi fare per piacere, poi devo capire bene come funziona, però, perché secondo me non è quello che dove... E scrivi YouTube, link è a capo. Sì, no, lo faccio a capo, ma lui lo mette tutto insieme. Per quello che sto provando. È una roba del bot strano. Mi fai ai social? Punto esclamativo social, per piacere. Ciao amici, adesso andiamo subito a correre. Vediamo se il mitico mi fa ai social. Ok, YouTube, HP, user, ok. Però c'è quello YouTube che rompe. Allora, andiamo a tirarlo via. Allora, facciamo social. No! Ok. Aspetta, se mi fai l'ultimo test, aspetta che devo andare su social.
Ok. Aspetta, perché forse perché lo sto modificando. Allora, adesso faccio salva. Prova adesso. Hai social, cioè punto esclamativo social e mitico. Ciao amici, dai che andiamo a correre. Ciao ciao ragazzi, andiamo a farci una corsetta in allegra compagnia della nostra F50. Oh, allora, ai social ragazzi per sapere il mio canale YouTube e ai mitico, cioè chiocciola mitico, per sapere quello di Twitch. Ciao Davide! Oh, funziona, funziona, il bot funziona. Sto provando il bot, amico mio, amico Davide, dall'amico Loki, grazie, grazie Loki, gentilissimo. Almeno abbiamo fatto un qualcosa di particolare, abbiamo fatto ragionare il bot. Ragazzi, se scrivete a punto esclamativo social punto esclamativo mitico, vi vengono fuori i miei link. Oh, allora, andiamo a correre a Suzuka. Grazie, grazie, bene. Pomeriggio, pomeriggio. Andiamo a correre a Suzuka con la F50, ragazzi. Ho allargato anche il video, non so se vi può piacere. Scrivetemi se vi piace che ho allargato il video e mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi subito. Grazie, grazie ragazzi, Allora, stiamo andando con la F50 comprata oggi, ragà. Non sono ancora. Certo, stasera l'obiettina, amico mio. Fammi riscaldare un attimo, poi proviamo a vedere se funziona. Allora, visto che l'altra volta non ci ha fatto fare, proviamo. Se poi non si riesce a cavare un ragno dal buco, esatto, se non si riesce a cavare un ragno dal buco, amico mio, devo comunque streamare qualcosa, quindi. Amore mio, tu adesso vieni che sono in live. Allora, aspetta. Fai le cose, ti apro qua. Bravo, bravo. Bella pisterella, bella pista. Ah sì, questa è quella, ok, Suzuka, è bella tosta, Devo impegnarmi un attimo perché sennò raga non li becco i primi, Basti sti bot che mi vengono addosso. Come scoda. Ci conviene andare un po' tranquilli, Livello difficile i bot, Sta macchina è una bella bestiolina questa Ferrari F50, raga. Dopo vi faccio vedere anche il dentro, Oh no! Caspiterina! Pensavo che era quella la strada, non me la ricordavo più che c'è sta cagata qua di destra e sinistra. Dai, 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 dai! Recupero! Dobbiamo recuperare, raga! Abbiamo tre giri. Allora, la macchina è questa, La mitica F50, ragazzi. Ok. Oh, non sono andato addosso a nessuno, Dai, 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 fammi passare Mustang. Fatemi passare BMW. Devo passare in mezzo. Dai, 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 dai! Ciao Viper! Oh! Possiamo mettere una pista? Beh, calcola che io il drift non lo faccio, quindi iniziamo a mettere una pista per correre, amico mio, dopo vediamo l'evolversi della cosa.
Tanto tu puoi driftare su qualsiasi pista, no? Io direi di mettere Dragon Trail, che è conosciuta. È interessante il Dragon Trail. Oh! Oh! Potenza ne ha sta macchina? Io direi proprio di sì, eh. Facciamo una lobettina Dragon Trail. Aspettiamo un attimo che c'è anche altri amici che magari vogliono giocare con noi. Così facciamo una lobettina un po'. Era il matrimonio, eh. Penso proprio che sarà dura che viene Shard stasera. Sicuramente domani pomeriggio c'è. Eh sì. Oh, qui ho frenato troppo, raga. Qui era da quinta piena, caspita. Sicuramente Loki Sharder c'è domani. Non credo proprio che riesca a tornare tempo utile dal matrimonio, sapendo che mangiano fino alle 11:30 dalle 4 del pomeriggio il matrimonio. Facciamo di quarta. Sai Loki, è un po' dura, infatti me l'aveva già detto che c'era domani, che oggi era un matrimonio, pensava che ieri sera facevo Gran Turismo, così giocavamo, invece ieri sera ho fatto la mega live con zio Mario. Ah, sai cosa volevo fare io? Che è presto. Volevo vedere se riesce a fare il campionato. Che da 1.000.000 rotti alla fine. Invece di correre piste così. Adesso il campionato, io non lo so se quel campionato lì era quello con la benza, ma credo di no, eh. Potevo anche ah sì, qui è il punto un po'. Ciao Nick, amico mio, come stai? Sto correndo un po' con la F50, con la F50, ragazzi, mamma che macchina, mamma che macchina, guarda qui che roba, guarda qui Nick, mamma mia che meraviglia. È costata 3.500.000, ma li vale, ne vale 10. Ho comprato macchine più costose che fanno schifio piuttosto che questa qui, che è veramente tanta roba, eh. Lasciando stare, vabbè, quelle iper mega VGT e robe strane, ma questa è, allora, l'F40 non mi ci trovo, ti dico la verità. Ho provato a fare anche dei settaggi. Purtroppo con la F50 non riesco mai a fare cose particolari e belle, e sempre un po' particolari, insomma, sempre un po'. Hai rifatto la stessa curva in quarta? Sì, esattamente. Mi ho seguito molto in questa live perché sono dai miei zii. Oh, mi raccomando, Nick, fai vedere la live agli zii, e tutti i tuoi zii si devono iscrivere al mio canale. Questo è d'obbligo. Gli dici: zii, vi presto attenzione stasera, ma dovete iscrivervi al canale del mio amico, eh? Assolutamente devo avere 2-3 abbonamenti nuovi stasera. Ok? Ok, Nick? Mi raccomando, eh. Metti la live sulla televisione e io saluto i tuoi zii. Mi dici i suoi nomi, li saluto, così almeno mi danno un bel follow. Follow in love. Oh, guarda com'è, è bella questa F50. Io la trovo davvero una macchina molto bella. Molto bella. Ah sì, no, qua non avevo ancora ben preciso il da farsi, eh. Non avevo ancora ben preciso il comportamento dell'auto, ecco, possiamo
però è bellissima sta curva, è bellissima sta gara. Suzuka è tecnica. Ok, una bella pettinata. Cosa ha scritto Nick? Ah, ok. Allora, io volevo fare una prova, ragazzi. Io volevo fare una prova. Che caldo, caldino, caldone. Allora, il problema di questo caldino, caldone... grande Frac! Come stai, amico mio? Grande, grande, bravo, bravo. Mi piace quando passate per un salutino, eh. Stavo impostando questa macchina, Frac, che è bellissima. Volevo provarla, però, con... il World GT. Bella lì Rocky, grande, sì grande Frac. Volevo provare un po' com'è, perché se è bella, allora sono 7 giri e non credo che c'è il pit stop, giusto? Perché io non ricordo. Allora, visto che grandi, bella lì Frac, così si fa, così si fa, digli ai tuoi di comprarti anche un bel volante Fanatec, già che ci sono. grande Frac, fatto solo che bene, i vestiti servono anche loro, raga. Adesso devo vedere se riesco a fare la gara, perché mi sembrano un po' troppo GT queste qua, un po' troppo GT3 mi sembrano. Hai fatto solo che bene, ti sei rifatto guardaroba, dai, grande, bravo. Tu pensa che io ho due figli e una moglie che sono sempre lì a comprare vestiti. Io sinceramente... Luca! Oh, sei arrivato, la macchina ha fatto le bizze, ti stava salutando pure questa bella F50, amico mio, come stai? Allora, sto provando a vedere, a fare il campionatozzo con questa... Oh, questo qui mi è venuto addosso. Dai, F50, hai perso tutta la birra. Grande Luca, grandissimo, come stai, amico mio? Buon sabato sera a tutti, ragazzi, ragazze. Benvenuti nella live di Marco Drums Games al sabato sera, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, amici miei. Questa F50 è una bestia, perché gli sto dando paga paghin pagozza a queste GT3, però non è una GT3, quindi devo comunque stare attento. E comunque questi qua sono i 14esimi, quindi devo stare un po' attento. Questa qui è una 4C GT3 e io gli sto dando paga con una F50 del 95. La cosa mi esalta, eh. Oggi come? Lei Predator, anzi, un Predator Wolf, incredibile Lucas. Lucas, c'è un gioco strafigo che è in free to play, che sì, è quello lì dei vampiri, Blood Hunt. Ed è veramente figo. Quello mi piacerebbe fare qualche partita con qualcuno bravo come te a giocare a giochi di sparatutto e succhia sangue. Ci starebbe dentro una livettina insieme, amico mio, eh. Calcola un attimo se vuoi tirartelo giù, che è molto interessante. Anche come gioco ho fatto già delle live su quel gioco lì, su YouTube però, eh. Loki! Mi metti per cortesia, punto esclamativo mitico, sì, Blood Hunt. Allora, uscirà il gioco completo, che è a storia, che esce tra poco, tra l'altro, che costa 70 euro, ma lì è proprio la storia, no, sai, campagna, roba del genere. Invece la parte Battle Royale, è Battle Royale, quindi poi arriverà la nebbia rossa, che ti devi spostare, tutto quanto, è gratuito e già da un po'. Ed è veramente figo, perché graficamente è una figata. Oh, grazie. Allora ragazzi, i comandi che voi fate, che dovete fare per sapere i miei social, sono ai social, cioè punto esclamativo social e punto esclamativo mitico. Ok ragazzi, così almeno vi vengono fuori tutti i miei social. Grazie Loki.
Allora, questa F50 è una bestiolina, ragazzi, devo dire la verità, non me l'aspettavo. Dovrei trovare un settaggio anche per renderla ancora più bestiolina, perché allora io la F40 l'avevo comprata quando era uscita subito dalle auto storiche, però la F50 io non l'avevo comprata perché non avevo i soldi. E per fortuna che loro cosa fanno? La rotazione, poi rimettono anche le stesse macchine, sì, perché poi alla fine sono 480 macchine, se non sbaglio, non me lo ricordo più quante sono, però una volta che finché non ne aggiungeranno altre macchine, piste, come hanno detto, comunque diciamo che rimaniamo che io tra un po' ho finito di comprare macchine. Allora adesso quella che mi premeva di comprare, probabilmente la compreremo domani a sto punto, è la Plymouth. Ciao, ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, buona serata, sabato sera a tutti, scrivetemi in chat così vi saluto, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, vi ringrazio tantissimo così riusciamo ad arrivare a 540 amici di Twitch, grandissimi ragazzi. Sto correndo con la F50, se vi siete connessi adesso, bellissima macchina, si vede un po' poco da dentro, quindi sto cercando di usare la vista cofano, è una bella bestiolina, tiene bene la strada e sta dando paga alle GT3 a livello difficile. Stiamo facendo il campionato del mondo, che sono 5 gare, che tra l'altro c'è anche il Nürburgring Nordschleife, che mi sembra che è bello tosto perché forse è più di un giro. Dopo andiamo in live in lobby col grandissimo Loki, e chi vuole giocare con noi è benvenuto, ok ragazzi? Quindi fateci sapere se volete giocare con noi stasera, si può organizzare nel senso che entrate e giocate. Qualcuno mi è venuto addosso, devo riuscire a capire se riesco a prendere il primo, che io lo vedo là comunque, quindi non credo di fare troppa fatica a prenderlo, visto che questo me lo sono sverniciato completamente. Mamma, chi andrebbe dopo di fare un caffè? Un bel cafferino, sì, che mi sveglia fuori un po', se ti va, grazie. Ok, buon cafferino a tutti, amici miei, amiche mie. Oh, 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 come nervosina questa F50, ha visto il primo e mancano ancora due giri e vuole già superarlo. Allora, mi raccomando di giocare sempre pulito, anche se lui non mi fa passare, di non buttare mai fuori gli avversari, imparare a giocare così, almeno si gioca puliti e anche quando si va online non si butta fuori nessuno. Oh, guarda qua, di fianco, adesso vediamo se di potenza ce la faccio dargli via. Sì, bella sta F50, si vince. Allora ragazzi, vi consiglio di comprare la F50 da 3,5 milioni, che adesso la stanno vendendo nelle auto storiche, se volete fare i campionati del mondo facilmente, perché ha talmente tanta potenza che sinceramente sto facendo proprio easy. E poi ragazzi, è una bestia, è bellissima questa macchina, è davvero bella, si porta che è un piacere. Motorazzo Ferrari, sentite il rombo riconoscibile del motore, che si riconosce del motorino Ferrari. Cos'è? Un uè, Pipuzzo! Grandissimo amico, io sto benissimo. Diciamo che fa un caldo Pipuzzo incredibile, un caldozzo Pipuzzo. E stiamo facendo il campionato con questa Mega F50, che è una belva, davvero incredibile, che macchina spettacolare. Non lo trovo, Blood Hunt. No, allora magari te lo... È arrivato il caldo, esatto. Allora, Mictico Lucas, vai nei free to play
e dovresti trovarlo dentro lì, è l'ultimo, almeno sulla mia quando vado sullo store lo trovo per ultimo. Forse non si scrive proprio Blood Hunt, adesso non me lo ricordo come si chiama sinceramente, però c'è anche sul mio canale, tra l'altro forse avevi anche scritto qualcosa, Lucas, quando ho pubblicato il coso su Facebook, tipo che andavi a vederlo, che era interessante. Se vai sui free to play lo trovi. E perché adesso sto correndo? Perché se stavamo vedendo il replay ti dicevo proprio il nome giusto o ti linkavo anche il video. Ragazzi, io ho anche un canale YouTube. Loki, mi metti per cortesia ai social? Coso esclamativo social, per piacere. Grazie, Mitico. Così potete vedere, ragazzi, il mio canale YouTube. Scusa se ti sto facendo lavorare oggi, Loki, ma almeno facciamo pubblicità anche al canale YouTube, dove ci sono i video di come si può farmare. Ah sì, aspetta che vi faccio vedere da dentro. Grazie Loki, eccolo qua, questo è il mio canale YouTube. Se andate ci sono tutti i video di quelli che vi ho detto. Ho fatto un video ieri notte di Multiversus, che è praticamente il gioco che uscirà free to play della Warner Bros, dove potete combattere con Wonder Woman, con Batman, con Taz e Steven Universe e quelli lì. Ho fatto un video ieri sera, fresco dell'alfa, quindi se non vi è arrivata l'alfa per poterlo provare andate a vedere sul mio canale subito dopo la live e vedete se vi può piacere quel gioco, che poi tra l'altro uscirà la beta e uscirà il gioco definitivo gratuito, quindi non preoccupatevi che se vi piace è gratuito per tutti. Oh, e Drums ha vinto facile il campionato mondiale. Lo finiamo a sto punto e poi facciamo una bella lobby tutti insieme, che giochiamo insieme. Allora andiamo subito a vedere un pezzettino di replay, perché oh, non vi ho fatto vedere la tuta, che stupido che sono. Non c'è neanche nei free to play. No, aspetta che mentre fa il call. Ma no, dai, aspetta Lucas. Scusate raga, ma fa troppo caldo, devo bere. Allora ti posto il video, Lucas. Faccio prima perché... Allora, video. Madonna come va lento. Allora Luchino, adesso ti posto il video, eh. Blood Hunt, allora, copia. Ok, allora, per Luca e per tutti quelli che vogliono vedere comunque anche altre cose del mio canale YouTube, io non lo so, Luca, se puoi prendere il link o se schiacci il link ti porta. Sinceramente, sì, a me porta se schiaccio il link sul canale YouTube. Mi porta, sì, quindi dovrebbe funzionare. Ce l'ho fatta da cellulare. Bravi. Volevo diventare anche mod, però vabbè. E c'è la possibilità di diventare mod, c'è sempre, però amico mio c'è la mitica Giulia e la Giulia non si può cambiare. E devo vedere se alla prossima partner mi fanno fare più mod, e allora volentieri, perché vedo che comunque sei molto bravo, sei sempre presente e mi serve gente che mentre io corro, mentre mi pettino, mentre mi pettino e mentre vinco, mi raccomando ragazzi, seguite Marco Drums Games Channel. Questo è fondamentale ragazzi, fondamentale. E vi ricordo che la moneta corrente più famosa, più potente e che spopolerà il mondo sono i Miticoin. I Miticoin sono la moneta di Twitch di Marco Drums Games Channel. Andiamo a vedere un po' SPA. Vediamo un attimo come ce la caviamo con questa F50 del 95 a Spa-Francorchamps. Perché SPA, 5 giri SPA, è tosto. Il pettine... Bravissimo. Allora, bisogna sempre essere pettinati, ragazzi.
finché avremo ancora capelli in testa, dobbiamo essere belli pettinati, eh? Mi raccomando. Allora, ciao a tutti, buonasera ragazzi, e se non siete iscritti al mio scusate, ho dovuto frenare mentre ero in curva. Oh, ok, vai di quinta, Ferrarina. Dai che gli diamo paga alla Corvette. Ciao! E se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi ragazzi. Dai, dai che arriviamo a 540 follower stasera o domani. Dai, dai, dai amici miei. Io porto live di Warzone col mitico Morris, porto live di Xbox Series X con Halo, l'ultimo Halo, con il mitico collaborazione con l'amico, prima di tutto amico e poi il mitico zio Mario XD, e porterò Fortnite con Morris e con l'amico Willis, un'altra bella collaborazione. Poi voglio portare Warzone e magari qualche altro gioco con l'amico Zubituzzo TV e con l'amico Lucas. Ragazzi, iscrivetevi anche al suo canale che lui porta Predator ed è bravissimo Lucas. Ok, quindi amici miei, iscrivetevi anche al canale di Lucas, che quando non ci sono io in live andiamo tutti quanti a vedere il nostro amico Lucas. Voglio portare, fare una collaborazione con il mitico... no, mi sa che mi faccio male di mamma. Buttalo lì sul tavolino, grazie. Grazie mille, gentile. Con il mitico Lucas io voglio fare una bella collaborazione a Predator, che abbiamo già giocato insieme, e a questo Blood Hunt. Ragazzi, perché è un gioco appena uscito, è un Battle Royale. Io intanto sono uscito fuori dalla pistozza, incredibile. È un Battle Royale ed è figo perché è nuovo, ma lei non frena. Ah, Davide, grande! E con l'amico Davide, quando mi rifarà il plus, il mio amico Davide, c'è un sacco di cose da fare anche con l'amico Davide. Seguite anche il canale di Davide su Twitch, perché lui arriva da YouTube e tutte le volte mi dice: caspita, sto Twitch non lo capisco, è un po' un casino. Invece seguite anche il canale del mitico Davide, Davide 800, adesso come si chiama che non me lo ricordo più, vabbè, lo trovate in lista. Seguite anche il mio amico Davide, che è il mio socio, abbiamo fatto tante cose insieme. Cacchio, ma dai, ma è possibile? Ma non ci credo, ma è free to play Lucas, come fai a non trovarlo? Non te lo trovo neanche col nome. Aspetta che quando finisco questa gara 4 lo vado a cercare sul telefono. Non credo di averlo scritto male, quella è la dicitura. Oh raga, siamo già al secondo giro, non siamo tra i primi, mi sa che dobbiamo darci una mossa qua, Ah no, ma ci credo, Ma tu lo stai vedendo la PS4 o la PS5, Lucas? Tra l'altro, aspetta un attimo, perché non vorrei che sia un gioco solo PS5, Forse mi sta venendo in mente sta cosa. Non vorrei che balordi, sai che adesso stanno facendo le cose solo next gen o queste cose qui. Perché non mi ricordo più se tu hai la PS5 o la PS4 Pro. Queste cose qua, ragazzi, non me le ricordo di tutti voi che console avete. Ha un controllo questa F50 che è spettacolare. Secondo me va anche meglio della FXX. Non vorrei dire una stupidata, raga, dovrei provare il campionato con la FXX. Ma forse la FXX non riesce a fare questo campionato perché è troppo potente o roba del genere. Dovrei provare anche, perché sinceramente è veramente easy. Diciamo, va talmente forte che si vince facilmente, quasi come se sto usando una Tomahawk. Invece sto usando solo una normalissima e bellissima F50, C'è anche un bel cambiozzo. Loki. Potremmo... Allora, uno dei giochi che ho appena citato, quindi Warzone o Fortnite
oppure o Gran Turismo, vabbè, chiaro, Gran Turismo ci giochiamo sempre se vanno i server, perché l'altra volta ci abbiamo messo una serata intera. Ok, stavolta l'ho fatta, raga. Non l'ho fatta fuori la curva, bella lì. È perché lì arriva in discesa, si arriva giù a cannone, quindi a volte bisogna frenare un botto di tempo prima, perché non ce la fai a frenare. La curva la fa, va su, però poi non ce la fa a far quell'altra. Allora, Loki, potremmo... Sai che cosa? Tu giochi a FIFA, Loki? Sai che FIFA 22... Oh, bella, Lucas, anche tu per Warzone. Dai, ci facciamo una bella giocata a Warzone. Bella, bella lì. Volevo giocare... Ah, no che sta piovendo. No che sta piovendo. Non dirmi che sta piovendo. Sì, ma non tanto. Ecco, perché FIFA volevo portarlo, sinceramente. E se lo porto magari con qualcuno che ci facciamo anche una risata, potrebbe anche essere più divertente, sinceramente. Non lo so, dai, ci pensiamo poi pian pianino. Tanto, allora, diciamo che il 70% del mio canale si fa il Gran Turismo, poi... Ah. No, davvero, Luca? Dai, allora ci facciamo una mega fifata, eh? Sapete che adesso non si chiamerà più FIFA, né il prossimo? Si chiamerà Calcio Electronic Arts. Ragazzi, sta piovendo. E mi stanno un po' recuperando. Quindi è meglio se guardo da fuori e mi do una mossa, perché comunque mancano due giri e tutta la parte dove avevo recuperato l'ho persa, che non posso schiacciare più di tanto. A saperlo, mettevo le intermedie. Allora, giriamo. Che poi, tra l'altro, questa, ragazzi, è una pista che devo fare col bagnato per... Ciao Giuli! Ah, amica mia! Che bello che siete dentro! Oh, dai che bisogna animare un po' la chat. Allora, stavo parlando, Giuli, che il mitico Lucas e Loki giochiamo magari a FIFA e a Warzone. Facciamo delle belle collaborations di live insieme. E ho fatto delle prove, tra l'altro, con la doppia webcam. Fighissime. Devo solo vedere se non mi va scatti o non fa cose strane. E poi magari farò la live da lì e non più da PlayStation, come state vedendo adesso. Altrimenti, quando avrò volante gioco tra simulator, basso simulator. Allora, sì, il problema... Ciao Lord! Amico mio! Grande Lord! Avete finito di magnà? Bella lì! Qua si muore di caldo, amici miei. Bravissimo, bravissimo Lord, bravissimo Giulio, grandi, 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 grandi. E... praticamente sì, io sto benissimo, ma un caldo becco, proprio come si dice in Veneto, un caldo becco, e diciamo che stavo facendo le prove, ma mio figlio mi sta portando via la Xbox Series X, che stavo facendo le prove di streamare con la webcam con OBS. Vabbè, ci sono dei settaggi, delle cose che nessuno spiega, e mi sa che dovrò fare, se risolvo, dei video io. Ecco, siamo stati a magna fuori. Oh, bravissima ragazzi, ragazzo, bravi, bravi, bravi. Se sta a magna fuori al pub, avete fatto solo che bene. Siete scusati. Perché, ai 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 ai, caramba, perché se non eravate andati a mangiare vi sgridavo. Io straordinario, ci credo amico mio, altrimenti quando avrò un volante. Allora, no, il problema, Loki, è che Bus ce l'ha il volante, invece Bus Tourist Bus Simulator non ce l'ha il volante, e Euro Truck Simulator non è per console, quelli di balordi, non so perché non l'hanno fatto per console, che è il gioco più bello di tutti, ma
ho trovato altri due giochi, che uno on the road e non funziona assolutamente il volante, e l'altro invece è, come si dice, driver, track driver, e il volante la funziona ma non c'è assolutamente l'online, ecco, non... capite ragazzi? Bella, sì, hai visto che c'è Lucas. Adesso Lucas ti dirò il orca loca che sta piovendo, orca loca che sta piovendo, scusate ragazzi, ho fatto un bordello andando dritti. Allora praticamente devo andare a vedere il gioco per Lucas se c'è sullo store, però credo, mio amico Lucas, non c'è su PS, costa 40 euro. Ma che cosa? No, non c'è su PS Euro Truck Simulator, amico mio, impossibile, no, ti ho detto di no, impossibile. Oh my god, mi hanno fatto distrarre, caspita, 7 minuti, 7 secondi, dai, 7 secondi ce la facciamo raga. Oh no, così no, se mi parte la macchina via. Oh mio dio, Truck Simulator, no, non c'è Truck Simulator, ma è impossibile. C'è On The Road e Truck Driver. Se c'è Truck Simulator lo vado a comprare adesso, in questo momento. Fammi vedere immediatamente. Allora Lord, è una bellissima F50, pagata oggi pomeriggio, pagata oggi pomeriggio 3 milioni e mezzo. Oh, questa raga l'ho fatta dritta, eh. Ah, bella Giulia. Questa l'ho fatta dritta perché tanto ho tutto il tempo del mondo di arrivare primo lo stesso, eh. Quindi oi caramba. No, però se faccio così c'è poco qua di arrivare primo, eh. È bagnato, raga. È bagnato, eh. Io lo ce l'ho Lucas. Io ce l'ho Lucas. Evil Dead. Ce l'ho, vai a vedere sul mio canale. Ah, Truck Driver ce l'ho, l'ho quasi platinato Truck Driver. Loki, no, Truck Simulator, sì, se c'è la Truck Simulator che è il miglior simulatore al mondo, che è fatto per PC. Allora, Truck Driver te lo consiglio, perché col volante è fighissimo, ci sono un sacco di missioni da fare, graficamente non è il top, ma si guida bene la giocabilità. Grazie Loki, eccolo qui, Julie, guarda cosa ha scritto Loki. Punto esclamativo social e punto esclamativo mitico. Grande Loki, sì, io te lo consiglio, però puoi aspettare qualche sconto se è a prezzo pieno, eh? Ho comprato anche On The Road, è On The Road graficamente più bello, però a livello gameplay mi piaceva un po' di più Truck Driver, perché allora Truck Driver puoi guidare i bilici, puoi guidare i camion motrice con... Non funziona, è punto esclamativo Lord, eh? Mitico, punto esclamativo social, eccolo qua, brava Giuri, e fai punto esclamativo social. Brava, bravissima, ho istruito oggi il bot, e poi fai Giulia, punto esclamativo, ti do 100 euro e chiaramente ti partiranno immediatamente 100 euro dal conto corrente e arriveranno sul mio PayPal. Ciao! Sto scherzando, eh. Ciao! Ciao Kevin, amico mio! Ho istruito il bot, Kevin, ho istruito il bot. Oggi l'amico Kevin, che ringrazio tantissimo, è stato con me a settare OBS e abbiamo fatto... Sì. Così, poi... Ci sarà un altro comando, mica Giulia, che farò tutto quello che tu scrivi, sai, iscrivetevi al canale, bla 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 bla, non perché voglio togliere il lavoro a te che sei la mia mega moderatrice, ma almeno anche tu scrivi un comando, Lord, e ti dirà, Lord,
Stai scherzando, amico mio? Non c'è un comando per te? ti farò un comando, Lord. Farò un comando per tutti, quando riuscirò a fare qualcosa di serio, ragazzi, quelli, gli amici più importanti avranno il loro comando, eh. Ai Lord ti verrà fuori, ciao Lord, presidente della tavola rotonda. Allora, dopo Lord ti faccio vedere la macchina che ti ha fatto Sharder, che Lord è bellissima. Allora, io ho mangiato la pizza fatta da me, Julie. Noi cosa facciamo? Compriamo la pasta della pizza, perché non c'ho voglia di mettermi a farla, a mettere il lievito di birra, tutte queste cose. Compro la pasta, che alla fine me lo fa pagare poco il panettiere, e così la pasta ce l'ho fatta, no? E poi io la stendo. DGB intendi? Non so che cosa ha scritto Kevin, ma sta parlando con i piccolotti. E praticamente poi la stendo, il rosso prendo il pomodoro, quello da pizza, che non si può fare marche, ma non è di marca, è un tipo una quasi marca, che è più buono di quelli di marca, ma questa macchina non frena nulla, quindi ciao Giuli, buona, scusate, ho tirato dritto, perché qua si passa a 250, si fa tutto a mano, amico mio, io devo streamare, non posso fare anche la pasta a mano, però l'ha fatto al panettiere, quindi è stata fatta a mano lo stesso. Poi prendo i pelati, quelli buoni da pizza, ci metto il mio segreto, che è qualcosa di veramente fighissimo, poi li metto sulla pizza. Oh, Davide, ragazzi, è anche un canale YouTube dove fa da mangiare, quindi se volete seguire Giulio, se vuoi seguire un bravo ragazzo che fa e spiega come fare dei sughi, delle cose buonissime, seguite il canale di Davide, la Monica, che è Davide811, quello che è, su Twitch, che così, esatto, grande Davide, e ce l'ha anche su YouTube, che fa tutte le cose sfiziose, che ogni tanto me le manda al lavoro mentre lui sta cucinando, e è bello mio, cioè io non posso vedere cose di mangiare mentre sono sul tornio a controllo numerico, mi fai proprio degli sgarri a volte. Degli sgarri è bellissimo. Comunque, allora, questa F50 è veramente una bomba, Sì, Giulia, infatti, seguilo, perché lui sa far bene da mangiare, Dopo gioca anche, è bravo anche a giocare tutto, però la parte proprio di cucina è bravo anche a spiegare. E amici e amiche di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, se siete iscritti grazie, Oh, brava Giulia, grandissimo Giulia, così si fa. Ai miei amici, seguiamoci, così ci diamo tutti quanti una manina manozza. Bisogna stare un po' attenti, amici e amiche, perché quello dietro è bello tosto, Ce l'ho a tre. Oh, come fa? Su YouTube è Davide La Monica. Davide, metti il link del tuo canale YouTube, se ce l'hai a portata di mano, Davide. Mi fa uso, che lo sto a scaricare. Rock Company, che lo sto mettendo a scaricare. Bass Simulator, bellissimo Bass Simulator. Ma Bass Simulator si può giocare in due? Cosa si fa in due? Scusa. Oh, caramba! Non dirlo a me. Non dirmelo a me. Rogue Company. Ci ho giocato già, ma non me lo ricordo. Un altro che funziona ed è bello è coso, è Apex. Apex ha un sacco di gente. Un boa, sì, infatti. È un boa. Un boa solitario è bellissimo. Ragazzi, al 1° luglio
festeggiamo il compleanno di Loki insieme. Ah no, fai i puntini, Davide. Non so perché fai i puntini. Forse non puoi condividere il video. No, io ho messo il follow Twitch. Ok. Lui ha detto che è online. Chi? Lo hai detto tu che è online. No, Massimo Lettor penso di no. No, non lo so sinceramente. Non credo. Era Truck Driver, ma neanche Truck Driver online. Nessuno di questi giochi che ho pronunciato prima era è online. Truck Simulator, quello per PC, c'è la parte online. Eh no, Davide, non fa vedere nulla. Fa vedere i puntini. Quindi penso che... Scrivi il nome e cognome, dai, Davide, perché non ti fa mettere il link. Penso che lo riconosca come se sei un bot. Per il mio PC tu sei un bot, Davide. Siamo all'Aleman. Lo so, perché ho dovuto togliere... Ma no, perché i link li mette, non so perché non mette il tuo. Ho dovuto togliere quei link perché entravano i bot a spammare tutta la roba, sai, tutte le cose strane. E l'avevo tolto una volta che non si poteva mettere i link. Però io li posso mettere i link, quindi non so perché non te lo fa mettere. Scrivi il nome e cognome, dai, Davide La Monica, scrivilo come è scritto giusto. E poi la mitica Giulia ti trova su YouTube. Ecco, bravo, bravo, scrivi così. Ok, amici e amiche, stiamo correndo anche online. Sì, ma non riesco a capire che cosa fai online a Bus Simulator. Beh, è una buona notizia, perché io l'ho comprato, ho portato anche la prima parte Lord. Bella Lord. Ho portato la prima parte di Bus Simulator 21 e ho portato anche Tourist Bus Simulator, che è quello turistico per PS5, perché Bus Simulator è per PS4. Sì, brava, brava Giulia, grande, grande, grazie, grazie. Davide è veramente un amico, ci conosciamo da un annetto, anche due forse, sui social, e siamo soci. Abbiamo fatto anche una mega live a Formula 1 una volta, però non andava tanto bene la linea e poi non abbiamo più fatto, però ci diamo una mano. Devo provarlo, dovrei provare la parte online, che cosa si fa sinceramente, perché tu hai la compagnia, no? Tu hai la tua compagnia e si cresce con la... Davide, dovresti streamare di più su Twitch, amico mio, io te l'ho detto 100.000 volte. Vabbè, allora, questa macchina è una figata, però su una pista così veloce... La Giulia ti ha messo il follower anche su Twitch e anche su YouTube, Davide. Grazie, grazie Giulia, grandissima. Allora ragazzi, visto che siete in chat, vi piace il... Orca loca, ogni volta mi dimentico che qui c'è la curva stretta, scusate ragazzi, che sto parlando con voi. Vi piace il mio video più grande? O lo volete, o lo preferite come prima un po' più piccolino, ragazzi? Me lo fate sapere? Poi tra l'altro ci saranno novità, se riesco a far funzionare OBS, ci saranno anche le grafiche fighe e la doppia webcam, quindi cose incredibili. Mi piace tanto così. Oh, che bello, anche Loki me l'ha detto. Perfetto, perfetto. Poi quando arriverà Carla sarà qui, perché ho calcolato bene che ci sarà anche la mia bellissima mogliettina, quindi... Adesso è andata a camminare con Leo e Olivia ragazzi è fantastica, perché lei quando si deve uscire, fare, andare, lei prende, va sempre. Poi arriva a casa che è morta, poverina, si sdraia su qualsiasi tipo di pavimento freddo, mega morta. Ma quando è fuori, se corre Carla per 4, 5, 6, 7 km, lei, Olivia corre, Così non è male, su giochi come GT non sembra troppo invasivo. Ok, grazie Lord. Sì, perché alla fine sta lì nell'angolino in alto. Dopo vi faccio vedere, anzi ve lo linko, un video della prova che ho fatto prima, anche se io volevo lasciarvela come sorpresa, sinceramente.
volevo fare tipo una sorpresa funzionante, vabbè, farvi vedere come si vede, però ho fatto una prova prima su YouTube della doppia webcam. Grazie Giulie. Ha riscattato? Giulia! Amica mia! Ha rinnovato l'abbonamento dell'uno? Grazie Giuli! Mua, mua, mua. Grazie mille! Grazie che mi sostenete ragazzi! Dai, che qui dobbiamo comprare il Fanatec, amici miei! Dai, 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 dai! Compriamo il DD Pro, altro che Logitech, sei bravissimo Logitech, eh? Sei una meraviglia, sei una meraviglia, sei bravissimo. Non mi lasciare a piedi perché sennò dobbiamo investire. Grazie, grazie tantissimo Giulia, eh? Grazie tantissimo Giulia e Lord, grazie dell'abbonamento, eh? Allora, vedi almeno 5 minuti di video, se no YouTube mi toglie il follower, sì. E tu, Davide, streami solo su YouTube, che ti toglie addirittura i follower se non ti guardano per 5 minuti. Amico mio. Oh, grazie, grazie amica mia, grazie, grazie. Che bello vedere un bel abbonamento che si rinnova la sera mentre stiamo giocando. Grazie, grazie a te Giulie, grazie a Lord. Dici che è un po' grande così? Come magari gli FPS, eh? È meglio un po' più piccolino. No, sai perché, Lord, non c'è la via di mezzo, nel senso piccolo, piccolissimo, medio che era quello che usavo prima, e grande così, non posso scegliere la grandezza giusta. Invece con OBS mi fa scegliere un po' tutte le taglie, quindi diciamo che anche in base magari al tipo di gioco si può allargare o stringere. Però devo riuscire a far andare non a scatti il video, perché ragazzi è una cosa incredibile. Io non so se... Eh beh certo, io l'ho comprato, Formula 1 2022 ragazzi, lo porto a Day One e lo giocheremo, per come alternativa a questa magnifica, non so perché l'ho usato al femminile, questo magnifico gioco, questa magnifica gioca proprio a panca bestia, questo magnifico gioco che è Gran Turismo 7, che non smetterò di giocare perché sinceramente ragazzi mi piace davvero tanto. Ma per guardate la tuta di Marco Drums Games del mitico Sharder 98 design del Salento, guardate che tuta che mi ha fatto. Questa è la tuta che uso per la Honda, per la Super GT della Honda. Guardate il cosino della AS dietro che tiene il casco, bellissimo. Tra l'altro ho visto su come è fatto quel copri e tiene la testa dagli incidenti della AS. Per gli abbonamenti, ma sai perché amico mio? Perché tu hai fatto passare troppo tempo da quando sei diventato affiliato a quando hai compilato i documenti, hai fatto passare troppo tempo, no? Troppo tempo per compilare tutti i documenti, e credo che sia nato lì il problema. Comunque c'è support@twitch.com, credo che sia, dovresti mandare una mail, secondo me. Dovresti mandare una mail con scritto: sì, guardate, io ho compilato tutti i documenti per la partner, per l'affiliazione, e non mi è arrivato ancora dietro niente. E sulla mia live non compare pubblicità e tutte le cose che hanno diritto gli affiliati. Allora, Loki, il mio problema è che il mio finisce il 16 di giugno, però, scusa Marco, ma non lo potrò rinnovare. Ah, vabbè, tranquillo. No problema. Ragazzi, nessuno deve niente a Marco Drums. Se vi fa piacere potete, grazie mille per gli abbonamenti, per i bits, per tutto quello che è. Se non potete, ragazzi, non c'è problema. Venite, vi divertite, ridiamo, scherziamo e ci passiamo le serate insieme, ok ragazzi? Oh, l'importante è questo. L'importante, amico mio... Vai tranquillo Loki, no problema, l'importante è che mi fai pubblicità con tutti i tuoi amici Loki. Fammi pubblicità ai tuoi amici, che quella non costa niente,
e portiamo un bel po' di amici tuoi sul canale, che poi diventeranno anche amici miei. Ecco, io non smetterò mai di dirvelo, ragazzi, di portare i vostri amici sul canale, così poi potete anche parlare tra di voi in chat, che è una cosa simpatica, se arrivano i vostri amici e vi mettete a chiacchierare in chat, la chat diventa bella animata, si riesce a parlare, ridere, scherzare, io riesco a rispondervi, anche se dopo con OBS io non so se riesco a essere così. Marco, appena mi puoi far vedere la livrea che poi stacco. Sì, allora il problema solo uno, Mitico Lord, è che io non posso uscire da queste guard, devo finire questa e l'altra. Caspiterina, se me lo dicevi prima o arrivavi un pelino prima, che non avevo iniziato le gare, perché credo che se esco non mi fa fare niente, non mi fa neanche cambiare la macchina per farti vedere la livrea. Se no vabbè, amico mio, tu vai a letto e domani pomeriggio, che tanto arriverà anche Sharder, che facciamo la lobby domani pome, ti faccio vedere la tua livrea. Sì, purtroppo mancano due gare e sono tutte e due lunghe, perché questa qua è una pista lunghissima. E quella dopo è il Nürburgerino. Devo trovare qualcuno? Niente su Twitch, perché non capisco. Poco, è troppo complicato. No, non è che è troppo complicato, è che, certo, per domani pomeriggio ci siamo. Oh, grandissimo. Ecco, dai, rimani finché non ti si chiudono gli occhi. Quando ti si chiude gli occhi, Lord, te ne vai a Nanna e domani ti faccio vedere la livrea, Perché qua sono 5 giri e la pista è bella lungozza, È bella lunga. E questa è una pista che sinceramente è tosta, Col discesone qua. È una pista che io non la metterei alla Nürburgring, però come complicata, come strutturata la pista, è un po' al Nürburgring, però chiaramente è più corta, perché adesso c'è il rettilineo, c'è altre tre curve e si ritorna su la parte iniziale. Diciamo che la parte bella è quella là in discesa di questa pista, che non mi ricordo neanche più come si chiama. Adesso fa il curvone qui a destra, si frena parecchio, intanto mi sta pungendo una zanzara sul piede, brutta, balorda, che non posso neanche darti una schiacciata, perché se stacco il piede dal freno ecco, brava. Il bicchierino di birra, amico mio, ci sta il sabato sera. Se non c'è il bicchiere di birra sabato sera, che sabato sera è? Anch'io prima con la pizza mi sono bevuto il bicchierino di birra, però era solo uno mentre mangiavo, quindi non sono ubriaco. L'altra volta mi sono scolato la birretta al limone e alla fine, come diceva anche la Giulia, non si capiva più una sega, neanche come parlavo, sbiancicavo. Perché sapete, ragazzi miei, che io non bevo mai, più che altro vado di gazzosa, di tamarindo, o vado di chinotto, o di cedrata, che non si può dire, quella con la T, che non posso fare pubblicità, ma la cedrata, quella lì con la T, è fantastica, ragazzi. Io penso che la cedrata è una delle cose più buone che esiste. E anche l'acqua tonica, buona. Oh, che competizione, ragazzi, ma vi devo lasciare, perché se sto qui tanto a fare la gara col quinto o il sesto... sì, ti ricordi? Bellissima live. Ogni live, ragazzi, è particolare, è bellissima. Vi ricordo anche, se volete, di andare a vedere la live sul canale di Zio Mario XD di ieri, che sono stato suo ospite. Mi ha fatto molto piacere, è stata una bella live. Ci siamo divertiti un botto. Zio Mario, quando non lo sapeva, gli ho fatto uno scherzo. Beh, io lo faccio sempre qui da me, lui non lo sapeva. Quando sono apparso, che mi ha presentato, che è arrivata l'immagine mia della mia webcam, mi stavo pettinando con gli occhiali, si è messo a ridere veramente di brutto. E a me fa troppo ridere Zio Mario, perché quando faccio le foto, quelle un po' tutte strane, come vedete sui social, sì, mamma mia, andavo anche al bar a berla. Adesso la vendono anche al supermercato con le bottigliette di vetro, buonissima. L'audio è un po' particolare, ti dico la verità, Lord, è davvero
allora, si vedono le live di quelli grandi e uno dice, caspita, ci vuole niente a farle. Non è vero, non è assolutamente vero. Uè, Pipuzzo! Sei scusato, amico mio. Sei scusato perché sei lì a cena. Hai fatto solo che bene, solo che bene. Spero che hai bevuto un bel bicchierino di vino o un bel bicchierino di birra bella fresca. Grande, grande, grande. Mi dico Pipuzzo. Ma Pipuzzo, tu vuoi giocare online? Che proviamo io, te e Locchi. Chiunque stasera vuole entrare a giocare con noi online si può fare. Finisco queste due gare di campionato perché purtroppo non posso fermarmi prima. Sto correndo con la F50, Pipuzzo, e sto veramente facendo belle cose. Questa F50, se non ce l'hai, te la consiglio. Oh, grande, grande, una bella birretta fredda. Mamma mia, che buona. Anch'io mi sono bevuta una birrettina fresca. Mi piace congelata quasi a me la birra. Con la pizza, ho fatto io la pizza. E quando faccio la pizza mi diverto un botto. Oh, è arrivata Carla forse. Mi guardo sempre quella live quando Giulia e Lord mi regalano la sub. Ah, è vero, Loki. Grazie, grazie. Giulia e Lord sono veramente... Anche tu con la pizza. Grande Pipuzzo. Stasera siamo amici di pizza e birra. Giulia e Lord sono veramente amici, prima di tutto. E poi, secondo, sono veramente fantastici. Infatti ho voluto... E per fortuna che Giulia mi ha detto di sì, farmi da moderatrice, grandissimo. E poi mi stanno veramente sopportando e supportando con gli abbonamenti. E davvero grazie, grazie al mio amico Lord e grazie alla mia amica Giulia, mi raccomando, Giulia, prima o poi ti faccio sposare da Lord. E vai tranquilla che adesso pian pianino ti faccio un po' un lavaggio mentale del mio amico Lord, così ti sposa. Così almeno dai, andiamo a pari agli abbonamenti come avete fatto. Grandissimi ragazzi. Comunque, se non siete iscritti, amici di Twitch, iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al mio canale. Il canale dello zio Marco. Assolutamente no. Io sono Marco Drums Games. Il canale dello zio è solo quello dello zio Mario. Allora, il mitico Sharder ci ha abbandonati oggi perché è andato a farsi una bella matrimonio. Quindi è andato a mangiare sbaffo il nostro amico. E chissà, chissà quanto mangia, perché io so che dalle parti giù in Sud Italia si mangia di brutto. Allora, Loki, fai un bel video. Un bel replay, ok Loki? Ascoltami qua, un bel replay fatto bene, ok? Quindi non farlo veloce per farlo, lo fai bene oggi o domani. Un bel replay fatto bene di drift e quando lo vai a salvare scrivi drift dedicato a Giulia e Lord, grazie mille o quello che vuoi, insomma, almeno il drift dedicato a Giulia e Lord. E questo secondo me è uno dei regali più belli, perché è una cosa veramente che si fa col cuore, anche se te l'ho detto io. Quindi devono ringraziare me. Vabbè. Allora, io ho visto che è arrivato. Ah, grande, grande. Ah dai, fa un bel video, un drift dedicato a Lord e alla Giulia. Loki lo metterò dentro nel reparto corse di drift. Fai la gara Toyota. Orca! È domani, Pipuzzo! No! Per fare così mi sono staccato. Domani c'è il campionato delle Toyota? Oh, caspita, amico mio! Allora sì. La gara online, quella della Nismo. Sì, Loki, ma tu sei bravo. La gara mod? Ci vai a dormire? Ah, tre gare. E parte domani, Pipuzzo? Quasi quasi, domani la facciamo in live, allora. Vai a farlo, Loki, tanto... Oh, è anche notte, ragazzi. Io con la notte non ci vedo una sega. Perfetto, perfetto. Domani allora in live facciamo la gara delle Toyota, ragazzi. Ah, proprio con l'orario, quelle cagate lì con l'orario.
Allora faremo le 21, alle 21 così lo facciamo domani sera. Beh, grazie che me l'hai detto prima di tutto, quindi devo andare a iscrivermi adesso. Allora, prima di finire... Ma ti ho detto che ho bevuto una birretta! Dai, guarda, non si vede una sega! Grazie, grazie, mio puto. Che me l'hai detto così, ma dopo vado a iscrivermi e faccio alle 9 a quel punto, perché prima delle 9 magno. Alle 7 è proprio l'orario che si fa la pappa. Oh, oh, raga, non si vede niente. Ah, tu fai quella delle 7, grande. Mio nonno. Alla 1. Mamma mia, Giulio. Incredibile. Noi qui a casa ormai ci abbiamo gli orari tipo ospedale o vecchietti, alle 7 già mangiamo, abbiamo la fame. Anche perché poi dobbiamo fare la live io, Carla magari va a camminare, i ragazzi devono magari studiare, allora... Madonna, Madonna. Questa curva, caspita, ce l'ho dietro. Fatemi un po' di... è l'ultimo giro, ce l'ho dietro. Scusate, che puzzo. No. Caspita, dai, no, sì, caspita raga, no, proprio l'ultimo giro, sono sempre stato 5 minuti fa, no, terzo raga, che roba. Eri contenta che quando dai la nonna se magnava fino... Porca caspiterina, guardate che bella la tuta di Marco Drums Games fatta da Shard, ragazzi. Incredibile. Devo sempre ringraziare quel ragazzo in una maniera incredibile. Allora. Grande. Voglio farvi vedere la parte finale dove ho sbagliato, perché sinceramente prima era una cosa, guarda, una cosa incredibile. Va, che bella la F50, amici miei, ci porta che è un piacere, tiene la strada bella larga, gommozze belle grandi, è un bel, penso, 350-400 dietro e un bel 280, penso, davanti, tanta roba di gomma, tanta roba, ah, quindi sono andato un po' dossino, è stato un po' stronzetto, devo dire la verità, vabbè. Qui comincia il disastro, il notturno. No, ho sbagliato questi robbi. Eccola qua. Allora, e cosa si vede di notte? Quindi io volevo anche fare una volta, ragazzi, la 24 ore di Le Mans o la 24 ore della Sarté, no? Della Sarté, come cazzo si chiama quella pista lì? Della Sarté, giusto. Vabbè, l'abbiamo capito. E con anche la notte senza fermarmi, nel senso fare una live continua. Magari io volevo fare una cosa così. Sentite ragazzi se vi può piacere come idea. Cominciamo. No, vabbè, 24 ore no. Magari facciamo 12 ore. Beh, sarebbe da fare 24. 24 ore di live. Sicuramente quando voglio fare la 24 ore di live si scasserà internet e non posso fare niente che continua a fermarla live. Sono sicuro. E volevo fare una mega live, eccolo qui l'errore. Qui ho fatto l'errore iniziale, ma non vedevo niente, ragazzi, davvero. Forse anche perché la F50 c'è di fare un po' giallognoli e un po' gnè. Colpa mia. E volevo fare una 12 ore, una 18 ore, una 24 ore, non ho più l'età per farla, vi dico la verità. Con Carla, con mia moglie, nel senso che quando dorme lei
corro io e a un certo punto poi lei che dorme qui, che la carezzo, gli dico: amore, dai, vai tu, e va avanti lei a correre. Sarebbe una cosa fichissima. Cosa ne pensate voi, ragazzi? 12-24 ore di gara, io e mia moglie in alternati. Io direi che è una cosa fichissima. Magari la facciamo il Nürburgring. Pipuzzo. Oh, pizza, mi sembra detto prima, Giuli. Adesso facciamo rispondere al mitico Pipuzzo. Infatti, perché avevo capito che era la pizza, perché abbiamo mangiato e bevuto le stesse cose, io e l'amico Pipuzzo. Grande, grande, grande. Ragazzi, stiamo quasi per vincere il campionato del mondo alla gara 5 al Nürburgring e Nordschleife. 15 minuti, Lord, se ce la fai ancora a resistere. Oh, cazzarola, di notte. Scusate la parolaccia, ragazzi, ma di notte, perché è l'inizio di notte. Salamino lì e provala. Buono, buono, amici miei. Perché me la devono fare di notte? Perché? Ah sì, ho appena parlato che volevo farla di notte. raga, perché me la fanno di notte? 12 ore andrebbe bene. Oh! Per iniziare a vedere come si reggono. Sì, hai ragione, hai ragione. 12 ore ci sta. E poi, se va tutto bene, se la live funziona con anche la notte e tutto, e se riusciamo a correre, perché io non vedo una sega, raga, davvero. Hai farai giallogno lì sta macchina. E se va bene tutto, esatto, poi si faranno anche gare più lunghe, però già una 12 ore, già un 8 ore secondo me si può anche testare se ce la facciamo, perché già sei in 8 ore che... se in 8 ore non ce la facciamo, penso che ci sia poco da fare i fighi a farne 12 o di più. Questa è bella, eh? Esatto, esatto, 8 ore. Farei anche 4, sinceramente, perché non lo so dopo 4 ore a correre se riesco a alzarmi dal divano, vi dico la verità. Comincerei con una 4 ore, un'oretta è bella che va bene, dai. Pipuzzo, un'orettina è bella che va bene, dai, che tanto basta e avanza. Allora, qui siamo un po' indietro a livello di, diciamo che adesso la parte del Nürburgring vecchia che conosco, ma di notte. Ciao amici e amiche di Twitch, siamo correndo con una F50 al Nürburgring e Nordschleife, campionato del mondo. Sta andando abbastanza bene, però diciamo che questa cosa del notturno con queste luci un po' giallognole della Ferrari F50 del 95 non è che proprio tutto sta gran roba, eh? Questo me lo mangio. Sei bravo. Vedete la loro luce com'è? Caspita, la loro è LED. Ma che roba? Ma come mi illumina? Dai, la mia è ridicola. Allora, la F50 è bellissima, ma c'ha le luci ridicole. Infatti una volta c'erano le macchine con le luci a lampadine che erano ridicole. Adesso con tutti che hanno il LED, infatti anche la mia macchina, la mia Nissan, c'ha il LED e si vede da paura, perché poi auto adattativo si gira in base a dove fate la curva, e quindi anche andando proprio in macchina realmente vedo meglio di notte che di giorno. Ma qui stiamo a livelli imbarazzanti, imbarazzanti. Mi ha toccato dentro quel vandalo. Dai, rientra. Certo. Ciao. Scusate. No. Così no. Via, vai. Che bordello. No, non uscire così. Macchina, dai, che devo farla tutta. Oh, è giorno, ti prego,
non c'entra niente perché li ho sbagliati. Però dammi il giorno, dammi il giorno. Qui ci voleva Carla. Mia moglie è bravissima al Nürburgring. Forse il Nürburgring è un po' troppo per la F50, anche se dai, dai che sta arrivando il giorno. Oh, ma non è che ti fanno passare sti qua, eh? Dai! Va, va, va! Oh, si mettono lì e non ti fanno passare, eh? Sai che se non li recupero, questo Nürburgring è catastrofico, eh? Sono 17esimo, ragazzi, eh? 18esimo, vabbè, 17esimo perché questo qua me lo mangio. C'è una zanzara che mi sta pungendo in tutte le gambe, perché chiaramente non posso ammazzarla. Lei lo sa che sto streamando. Cioè, vedi? Io dove ti supero? Ok. Comunque viaggia di brutto sta macchina. Sì. Allora, io se te la consiglio, perché sinceramente stiamo facendo a difficile il campionato del mondo. Oh, 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 oh. E a parte che un pelino bisogna anche prestare attenzione. Sì. No, allo spray sono allergico. Sei povero, amico mio. Sai quanto ho dovuto farmare io? Vai su YouTube e vedi il video come faccio a farmare io i soldini, amico mio, perché sennò non avrei comprato tutte le macchine europee e quelle americane. Però bisogna impegnarsi un po'. Comunque, se fai questo qui, arca loca, se fai questo torneo qui ti dà 1.000.000 alla fine, se non sbaglio. Non vorrei dire una stupidata. Adesso vediamo quanto ci dà. Tanto comunque, anche se non arrivo primo, l'ho vinto, perché le altre gare le ho vinte tutte, quindi coi punti dovrei aver vinto già. Vabbè, io non The show must go on, eh? Non mi abbatto mai, nel senso, adesso li andiamo a beccare gli altri, eh? Di certo non arrivo in questa posizione schifosa. Certo, eh? Sì. Tokyo, bravissimo. Con la X. Con la XVGT. Amico mio, allora dai, sei povero perché non c'hai voglia di farmare. Anch'io ho dovuto farmare per 3.500.000 stamattina per comprare sta F50 che è fighissima. E poi c'è anche una Playmuth che voglio comprare nelle auto storiche, che ce l'ho lì sul gobbo, anche se farà schifo perché veramente è indecente. Grande Giulio. Comunque sta F50 è tanta roba, eh. Tanta roba. Oh, scusami Ciccio, ti ho preso dentro. Vabbè, però mi hai sorpassato, quindi va a fare un paese. Sì, dopo, amico mio. L'avevo letto. Devo cercare di finire la gara. Vai. Poi vediamo il replay. Gli facciamo vedere la livrea al mitico Lord, che è mega stanco, come diceva prima. Manca solo un giro, quindi altri 8 minuti, amico Lord. Hai ragione. Siamo una grande famiglia, Giulio. Come ti ho sempre detto, come lo sapete anche voi,
che si può ridere, scherzare, parlare con tutti, perché siamo tutti, tutti uniti. È la cosa più figa che ho fatto sui social e come streamer, questa qua, di avere un gruppo fighissimo come siete voi ragazzi e ragazze, eh? Anche la mitica Roby, che ieri e oggi non l'abbiamo vista, ma sicuramente, sicuramente la mitica Roby viene a trovarci, eh? Allora, abbiamo un giro Nürburgherino per poter arrivare primi, eh? The show must go on, ragazzi, non abbattetevi mai, lo show finisce solo quando è finita. Quindi solo quando si arriva alla bandiera a scacchi è finito. Se non siamo ancora arrivati alla bandiera a scacchi, abbiamo tutto il tempo di poter far vedere la nostra bravura e di poter recuperare. Infatti, se vi ricordate, o seppure siete venuti solo stasera nel mio canale, amici miei, se volete iscrivetevi, grandissimi, mi farebbe molto piacere, se non siete iscritti al canale, di iscrivervi. E all'inizio io non riuscivo a parlare con voi in chat, a leggervi e a correre con le marce, allora andavo col cambio automatico, però si va molto molto più lenti. E poi pian pianino, a furia di giocare con voi, divertirci, parlare, ridere, scherzare, ho cominciato a introdurre le marce e adesso praticamente il mio cervello va in automatico, sente il rumore, sente il rumore in sottofondo basso della televisione e riesco a captare il cambio marcia senza neanche vederlo a monitor, non guardo neanche giù da basso, a parte che poi comunque lampeggia, quindi. E anche sul volante ho i LED, raga, perché sul G923 o sul G29 ci sono i LED che comunque si vedono, perché quando lampeggiano. Dai, dai ragazzi, fa un caldo becco. Caldo becco vuol dire un bel caldozzo, eh? Fa tanto caldo. Caldo becco, lo dice mia sorella in Veneto. Grande, grande, mi puzzo! Dai Marco Trans! Dai che ce la famo, non so neanche a che posto sono. A che posizione sono? Non riesco a vedere la lista di fianco, ragazzi. Troppo difficile la strada da vedere. Faccio malapena tempo a vedere i vostri messaggi. Qualcuno mi dice in che posizione sono? Ottavo, quinto. Come mai ottavo? Pipuzzo, mi stai tirando un tranello per farmi andare ancora più veloce. Grazie, grazie amico mio. Oh, questo l'ho tamponato, questo lo tamponiamo. No, non posso tamponare. Eh sì, dai, aspetta ancora 10 minuti, Giuli. E Lord, dai che vi faccio vedere la livrea. Oh, grandi raga. Bello Lord, dai, così mi dici a che punto sono e ti tieni. Oh! No, ti prego. No. Ah, adesso cosa sono? Cacchio! Lord! Incredibile! No! Incredibile! Non ci credo! Adesso questo qua me lo sbrodo. Ciao! Non ho cambiato la marcia per salutarlo, eh. Oh, no. Oh, sto gallo m'ha un po' scassato, eh. Vi dico la verità. Dai, devo andare più tranquillo, perché a sto punto della pista. Dai che sorpassiamo il gallo. Gallo, posta sgallo. Ciao, grazie. Come 16? Oh! Non è possibile. Non è possibile, state dando numeri fasulli per far correre ancora più veloce Marco Drums. Io lo so che voi lo fate per quello. Oh, allora, i cordolozzi sono tosti, raga, eh. Ma dai, Pipuzzo, 22esimo, non ci credo, non ci sono neanche 22. Forse sì. Maledetto Marco Drums Games che vi ha detto di scrivere i noi, a che posizione sono. Dai che questo qua l'ho visto sopra. Mamma mia, sto punto della gara, ragazzi, è Giulia, so quarto, grazie amica mia.
Il problema non è tanto questo qui, perché adesso questo ce l'ho qua davanti, è quello davanti che non lo vedo, a me non sembra di vederlo qui, quindi può essere che quello davanti è un bel pezzo, capito? Davanti. E... ah no, no, l'ho visto. Oh, 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 stai in strada, macchinina. Ma no, ma non ti inchiodare così. Ma perché si inchiodano così a me? Ah, quando la recupero arrivo alla curva che non mi sta dentro. Vabbè, l'ho fatta un po' veloce quella lì, sinceramente. La foga di superarlo. Anche perché poi non è che tiene tantissimo. Bisogna comunque... dai, dai, tieni botta, tieni botta. 5 minuti e abbiamo finito. Tieni botta, Giulia. Scrivi, scrivi, tieniti impegnata. Scrivimi le posizioni, Giulia. Orca loca. Ma perché non tiene la strada adesso, sta macchina? Oh. Non sta tenendo. Caspiterina. Non tiene. Mi parte di brutto il TCS, il freno, e non frena. E non ho bevuto la birretta, eh. Vedi? Cazzarola, come mai non mi va? Devo frenare prima, dai. Ma sta facendo cose strane, eppure non c'è consumo di gomme, eh. Vabbè. Sicuramente magari non arrivo a podio, anche se mi sembra strano perché potrei arrivare tranquillamente. Prima ho fatto un... vabbè, dai. Vabbè. Me le sto facendo tutte sul... grande, grande. Sì, infatti non è buttata via. Qui è il punto dove c'era la patente con la Mercedes, Piputo, ti ricordi? Ti ho fatto un tempone pazzesco. Lo vedo, è là, in fondo a quella curva lì, quindi non è che siamo molto distanti, Che legnata che mi ha dato. Leo? No! Mamma mia, fa cose strane, ragazzi. Chiaramente non è una macchina. Eccolo là. Oh, tra l'altro ce ne sono due. Faccio il colpozzo se li becco, eh. Oh, tutti e tre sono. Dai raga, ci si può fare un bel colpozzo, se non sbaglio più, eh. Sentite come perde le marce. A questo punto c'è l'asfalto che è molto irregolare, Cioè, ma poteva farmi una roba del genere proprio qui che dovevo beccare la velocità? Lo so, Loki, lo so. Vediamo un attimo se è più potente di loro a livello velocità, se ce la facciamo a beccarli. Adesso beccherò anche la scia, dai che becchiamo la scia. Non ci credo. Esultiamo solo alla fine, raga. Eccolo sto stupidone che deve andare anche fuori, deve andare. Esaltiamo la fine, eh. Io davvero, ragazzi, se arrivo primo. Marco Drans, paura non ne ha! Marco Drans, paura non ha di arrivare primo. E speriamo di non prenderci il ban, perché ho cantato una canzone che si riconosce.
Bella raga, bella amici, bella raga, bella raga, mettiamo gli occhiali al drago. Vamos, eccolo qua. Guardate il drago con gli occhiali, perché Drums da ultimo è arrivato primo. Andiamo a prenderci c'è un aereo che mi sta venendo in testa, ragazzi. Questo qua sta venendo praticamente sopra il mio tetto, eh? Grazie, buon viaggio, buon viaggio. Spero che vi venga a tutti una bella botta di... vabbè, lasciamo stare. 150.000. E dovrebbe esserci il premio finale di 250.000. Quindi abbiamo fatto 813.000 facendo tutto il campionato, amici miei. Allora, visto che qua il Nürburgring comunque l'abbiamo già visto, andiamo subito a far vedere all'amico Lord e Julie, che poi magari hanno sonnino sonnetto e vanno a letto. Ah, sonnino sonnetto e vanno a letto, ho fatto rima, ragazzi, è bellissima, bellissima. Allora, prima cosa gli facciamo vedere la livrea che ci mettiamo un attimo, che ha fatto Sharder. E poi gli facciamo vedere il drift. Allora, eccolo qua. Lord e Giulia. Lord, no, beh, Giulia. Sì, no, c'è anche Giulia. Lord e Giulia, guarda che macchina. Guarda che cosa vi ha fatto il mitico Sharder. Ho fatto rima, Giulia. Guarda, ci sei anche tu, Giulia. Aspetta, aspetta che guarda Lord Jimbo. Mamma mia, è bellissima. Dietro, guarda che roba. E tu sei iscritta qua, mitica. Vedi qua, Giulia. Giulia S.A. Ah, guarda, mamma mia, amico Lord, quando comprerai questo gioco per venire a giocare con noi, tu avrai questa livrea pazzesca, pazzesca. Io la scarico su una mia Subaru o ne compro una apposta per te, amico mio, così qualche volta corro in tuo onore, eh? Ok? In onore tuo e in onore di Giulia. Andiamo a vedere il mitico filmato che vi ha fatto il grande Loki, che è stato qua a sbattersi per ringraziarvi dell'abbonamento, e andiamo a vederlo, dai, andiamo a vedere il mitico filmato di Loki. Grande Loki, stiamo vedendo il tuo drift, eh? Grande, grande. Vediamo il drift. Sì, la livrea Giulia è fantastica, fantastica, grandissimo Sharder. Vediamo il drift in vostro onore che ha fatto il mitico Loki in onore di Giulia e Lord. Guardiamo come drifta Loki, non drifta nessuno. Loki fa parte del Marco Drums Drift Racing Team, ragazzi, eh? Quindi è uno di noi, insieme a Kevin, Bragali, Sharder e al mitico Phil e poi a tanti altri che si attaccheranno al gruppo e ci affiancheranno al gruppo di Marco Drums Games Racing Team, che poi andremo a correre con Gran Turismo. Bravo, bravo Loki. Loki è veramente bravissimo a fare drift, a far stridire le gomme, a farle bruciare e a farle fumare. Grande Loki, bravo, bravo. Guardalo qua, guardalo, guardalo qui come butta di traverso la macchinina, guardalo qui, guardalo, guardalo. Bellissimo, bellissimo questa Subaru Drift BRZ, raga, eh? Tanta roba, tanta, tanta roba. Vediamolo, vediamolo. Guardalo, guardalo, guardalo come drifta Loki, non drifta nessuno. Bravissimo, bravissimo. Grande Loki, grandissimo, grandissimo. Che mega driftottata, che mega driftata. Che mega driftottata. Stavamo aspettando Bragali. Carla! Stavamo aspettando Bragali, se voleva farsi una corsettina, correva anche lei, visto che sabato sera poi magari ci saludamos. Guarda qui Pipuzzo come corre il mitico Loki, eh. Tanta, tanta roba, tanta roba. Sì, Loki è veramente bravo a far sgommare queste gomme. Secondo me erano già esplose, eh. Poi io non lo so. Secondo me, Lord, secondo me se erano gomme reali erano anche un po' esplose con tutto sto mega. Però ha fatto un giro di pista in onore della mitica Giulia e del mitico Lord che li hanno
regalato un abbonamento al mitico canale di Marco Transmit Channel. Sì, 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 bravissimo, bravissimo, bravissimo. Grande, 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 grande. Facciamo rivedere ancora un secondo il mitico. Allora, è sinceramente un po' tardino. Se la facciamo subito, sì. Se no, altrimenti la facciamo domani. La lobbina, perché ora che entriamo facciamo partire la partita e tutto, sinceramente io sono anche un po' stanchino, Loki, non dovevo fare quella, guardate che bella, non dovevo fare quel il campionato mi ha veramente stracciato, ragazzi. Io voglio fare la 8 ore, e io vorrei fare la 8 ore incredibile, come faccio la 8 ore se dopo 4 gare di un'oretta sono già morto, eh? Bellissima, bellissima. Sì, 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 guarda che bello, Giulia, il nome di Giulia, Lord, su, chiaramente anche Lord streama, ragazzi, quindi seguite anche Lord, e squadra corse, live on Twitch. Mi sa che forse è meglio se faccio un'oretta, sai che ci sono già le gare di un'ora, partirei un po' tranquillo, perché, allora, domani, ragazzi, andiamo a comprare, eccola qua, 3.300.000 la F50 del 95, l'ho comprata oggi, andiamo domani a comprare questa Plymouth Ghia Roster del 60, fa veramente schifo, perché sinceramente è brutta, ma brutta, 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 chissima volta, qualche volta faccio live, ma niente di serio, bravissimo, bravissimo, fa niente. I ragazzi poi quando ti vedono in live possono venire. Ciao Pipuzzo, anch'io ero dell'idea di andare a Nannina. Grande, grande Loki, bravissimo, bravissimo. No, dai che così seguiamo anche il mitico Lord quando farà le live di della Xbox. Possiamo seguirlo. Allora, questa F50, ragazzi, davvero, davvero mi piace un botto. Davvero mi piace un botto. Sì. Ciao Lord. Anna, ciao Pipuzzo. Davvero, davvero. Grazie, grazie di tutto. Bella compagnia. E ci vediamo domani, amico mio. Domani, se ci sei, Pipuzzo. E ci vediamo domani. Ciao, buonanotte, 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 buonanotte Pipuzzo. Grandissimo. Si è scansato perché sto sparando i botti. Oh, Giuli, oh, Giuli. Na 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 na, che fai i botti? Allora, Aston Martin ne manca una. L'Audi le abbiamo comprate tutte. L'auto bianchi ce l'abbiamo, la Beck ce l'abbiamo, la BMW, ragazzi, le abbiamo comprate tutte. Ciao, ciao, ciao Loki. Ciao, ah no, no, Loki sta salutando. Ciao Pipuzzo, buonanotte amico mio, ciao Pipuzzo, ciao Pipuzzo. Ciao anche Lord e Giuli, forse vanno via, se non andate via rimanete, se andate via, ciao. La Chaparral, andiamo a vedere la Chaparral. Ah, vai anche tu? Ciao Lord amico mio, dai, sì sì, anch'io sinceramente sono veramente stanco, è strano che non è ancora arrivata Carla. La Chaparral, vediamo la Chaparral. Volevo vedere la Chaparral, perché non le ho comprate, per quale motivazione... Non ho comprato la Chaparral, vediamo un attimo, magari a 1.000.000 era un cesso, sicuro che è così. Ah no, perché non si può. Ciao Giulia, buonanotte amica mia, ciao, ci vediamo domani e statemi bene amici e amiche mie, mi raccomando, buona noches. Vediamo un attimo ancora la cosa delle macchine, così ragazzi vi faccio vedere se avete bisogno di qualche... Ciao Giulia e Lord, a domani, sì. Qualche magari macchina che volete vedere come va in pista, me lo fate sapere che ve la provo, ve la faccio vedere. La Chevrolet ne manca una, ma sicuramente sarà roba che bisogna aspettare che la buttano dentro nelle auto storiche. Vedete, come la Ferrari me ne mancano due Ferrari, ma non si possono comprare, quindi dovrò aspettare... Sicuramente questa è una vecchia, se vedete bene, forse anche prima del 61 a sto punto, perché vanno per anno. E qui dal 76 al 91 cosa ci potrebbe essere? Se qua è testa rossa. Boh. F8 tributo.
La FXX, ragazzi, è del 2014, eh. Sono passati 8 anni da quando l'hanno fatta. Incredibile. Poi le Fiat. La Ford me ne manca una. Questa sarà sicuramente una tipo la Mark 4 qua, sicuro. Poi una Genesis. Ma la Genesis possiamo andare a vedere. E poi le Gran Turismo. E la Hyundai. La Lamborghini le ho comprate tutte, quindi bisogna aspettare. E Lexus. Ma scusami, fammi vedere una cosa. No, le giapponesi le avevamo comprate tutte. La Hyundai, eh. Vediamo un attimo. Allora, il Gran Turismo, sì, sono sicuro che me ne mancano due, perché una era da 3 milioni e l'altra era da 1 milione, esatto. Questa qui e questa da 3 milioni. Questo me lo ricordavo. La Lexus ne mancava una, eh. Vediamo se è una cosa che si può comprare o... Eh sì, 800.000. 800.000, si può anche comprare, ragazzi, eh? Quindi, ok, andiamo a comprare la Genesis. Si può comprare anche lei? Andiamo un attimo. Vabbè, questa che mi mancava l'ho comprata. Voglio usarla, ma anche no. La Genesis, hai detto, eh? Fammi vedere la Genesis, la Mazda. Allora, la Mazda ce n'era un'altra che mi mancava. Fammi vedere se c'è, se no poi dopo andiamo a comprarla. Eccola qua, la Vision. Ah, due Mazda, ragazzi. C'è la Vision, l'LM55 VGT che mi manca e la RX Vision 2015. Andiamo a vedere la Genesis che dicevi tu, che è coreana, ragazzi. Andiamo a vedere un attimo. Eh sì, mi manca questa qui. Vabbè, insomma, con 3 milioncini queste qua le compriamo. Sì, perché sono coreane, sì. Anche la Hyundai è coreana. Vedi che mi mancano una, due, tre Hyundai, quindi 2 milioni e 450 mila, sì, tanta roba. Allora io andrei, sai che cosa, visto che siamo ancora qui, vi faccio vedere il farming a fare una... Oh, sensazione meravigliosa, hai collezionato ben 400 macchine, Marco Drums Games, perché non le ammiri in tutta la loro gloria, è uno spettacolo memorabile. Ti farai sicuramente una reputazione incredibile nella tua cerchia di amicizie. Secondo me la collezione che hai messo insieme lascerà tutti a bocca aperta. Effettivamente, hai ragione. Sì. Gli Escapes, ragazzi, quanto mi piacciono questi filmati qui. Quanto mi piacciono i filmati Escapes. Guardate il Marco Drums che gira tutta, perché qua è un bel tornatino, mica da ridere, e quindi col volante tutto girato. In pista ci sta un po' di più casco, eh? Questa macchina qui ha dei bei gommozzi, ragazzi, e dietro penso che sarà 40 centimetri, se non è 40 è 35, 38, 32, boh. Una bella sbestia, di gomma, guarda lì che roba, eh sì, direi proprio, che ha due belle gomme dietro. Allora, ragazzi, io vi ringrazio, saluto. Penso che domani ci sia anche Carla Bragali a farsi una corsettina al Nürburgring, credo. E a meno che vuol venire una scappata adesso, ma non ancora. Ok, sto chiedendo a Carla se viene a farsi una gara e poi chiudiamo. Ho comprato, ragazzi, si muore dal caldo, si muore dal caldo, amici miei, mamma mia che roba. Allora, stasera ho tenuto la luce accesa, perché normalmente la spengo. Sì, Loki, scusami, ma è troppo tardi, ho fatto quella,
quella mega gara lunghissima che non... Oh, vedete ragazzi, quando spengo la luce è fighissima perché... Dai, buona serata e grazie della compagnia. Grazie Loki, grazie mille. E ragazzi, dai, visto che Carla non mi risponde neanche, noi ci vediamo domani pomeriggio alle ore 15 e andiamo a comprare il resto delle macchine che mancano. Così io nel frattempo ho il tempo di... Ho il tempo di farmare un po' e abbiamo i soldi per comprare le macchine. Forse domani mattina o domani pomeriggio presto ci sarà una live su YouTube. Quindi seguitemi anche Marco Drums Game su YouTube. Potete scriverlo Marco Drum SS. Comunque, vediamo se riusciamo a mettere. Loki, prima di andare via, mi fai un AI Social e un AI Mitico per cortesia. E poi ti saluto e ti ringrazio tantissimo, Loki. Grazie, grazie, perché non riesco a farlo dal mio cellulare, non ho capito perché non mi mette il punto esclamativo. E vi ringrazio tantissimo. Adesso il grandissimo Loki, prima di salutarci, grande, grande Loki, ciao, ciao. Mi fai per cortesia la cosa di mettermi il YouTube ai social e ai Mitico, prima di andare, Loki? E ragazzi, quindi io vi ringrazio tantissimo. Il drago ha gli occhiali da sole, quindi vuol dire che si è divertito stasera con voi. Ci vediamo domani alle ore 15 per fare del buon sano Gran Turismo. Probabilmente faremo anche le lobby insieme. Ok, così ti vedo driftare in tempo reale. Bravissimo, bravissimo. Grazie, eccolo qua. Questo qui è Marco Dramma SS di YouTube. Seguite il mio canale su YouTube e chiaramente siete già in live, però anche AI Mitico. Però mi sa che devi attaccarlo, amico mio. Non lo prende il comando se lo tieni staccato. Oh no, bravissimo, bravissimo Loki. E questo è Marco Drums Games su Twitch. Io ringrazio tantissimo Loki per la compagnia perché è un grande. Ringrazio Giulia dell'abbonamento e il Mitico Lord. Ringrazio tutti voi che siete stati con me perché è stata una serata fighissima. Ci vediamo domani. Ciao a tutti, ragazzi, amici e amiche mie. Ciao a tutti.